Buongiorno ragazzi, allora oggi siamo da Autosport a Cantù in provincia di Como e siamo qui con le nostre EJ Nueve. Cosa siamo qui a fare, Willy? Tecnicamente saremo qui a rullare, però ci proviamo. Ci proviamo? Ci proviamo. Sei pronto per rullare? Ma secondo me sì, possiamo nel frattempo assicurarci nell'attesa che sia tutto bene. Okay. Dai, vediamo. Ci prepariamo. Per evitare proprio inconvenienti mentre siamo sul banco prova, puoi smandare, puoi giusto. Fare. Dai, mettila prima. Andiamo. È entrata. Dobbiamo provare la retromarcia. Cioè, davanti c'è... Dove cazzo andiamo? Contro il muro. È bello, dai. Ok, bello, dai. C'è quello bel shift, rumore croccantino. No, quello è tutto normale, vuol dire che l'olio è stato appena cambiato. Perfetto. Sì, bello, visto come si regola. Allora, siamo pronti. Fantastico. Sai che li avevo stimati una cosa simile, sui 105, forse 110 stando alti, perché facendo diverse prove con amici con auto di simili cavalli e peso, sui 115 cavalli eccetera, e me la giocavo molto bene, o addirittura vado anche di più. Quindi siamo a 106,7 con solo aspirazione e scarico. E con coppia abbiamo circa 12,9 kg, 129 newton. Quindi. 129 newton di coppia. Beh, brava, niente male. Sto cambiando centralina, sto mettendo quella che abbiamo scodificato ieri della 90 cavalli, visto che qualcuno dice che quando si fa la modifica sulla guarnizione, la farfalla, bisognerebbe cambiare centralina. Io dico che non cambia assolutamente niente e adesso facciamo un secondo lancio con la EQ da 90 cavalli e vediamo se cambia qualcosa. Eccola qui, questa è la sua originale, che è una P3X, mentre questa, che è con la 90 cavalli, è una P3Y. Quindi tu dici che... È poi... abbastanza fotocopiata come dicevi prima, sì. Però in alto dai 5, lo dico in altezza. Dai 5,7? 5.700 giri, sì, 5.716 giri. Fino al limitatore c'è dentro un po' di differenza. Quindi c'è una leggera differenza, solo in alto, verso la fine della curva. Esatto. Può essere secondo te imputabile al cambio di centralina o magari... Beh, sicuramente, questo c'è, non abbiamo toccato nient'altro, quindi sostituendo questi due tipi di EQ con questa qua va meglio. Quindi non è possibile che magari facendo, cioè da un lancio all'altro ci sia una variazione così? Sì, però secondo me guadagna qualcosina in più con la centralina. Quindi dici che la EQ allora sì, qualcosina fa? Sì. Buono, abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. Buono. È il momento delle EJ9 di Willy. Swap di 16Z6, giusto? Con tutto il contorno, quindi aspirazione, scarico, rail, pompa benzina, eccetera, e vediamo cosa esce. Perché era ancora
ancora in piena potenza quando ha impostato. Sì, lui mi ha detto 7-8, però in realtà ancora non tagliava e io ho impostato il banco che la fine prova era 7-8, però vedo che è ancora in piena potenza, per cui ci spostiamo sugli 8-2 e vediamo dove taglia il limitatore. Perfetto. E eravamo con il DB Killer inserito. Esatto. Ed è uscito, non si vede più, ma erano 148 sì. cavalli. Sì, te lo dico con esattezza. 148, quasi 149. E il diametro del DB Killer quanto è in uscita? 40. 40, quindi secondo me va un po' più forte. Vediamo. Vedrai che va meglio, perché 40 è troppo poco. Buono, verdetto. Potenza massima 7881, fatto 150 cavalli e mezzo e senza il DB Killer dietro guadagna su tutta l'erogazione, non tantissimo. Però è leggermente più alto, si vede proprio dalla la linea rossa che è leggermente staccata, va un po' sopra la potenza e anche la coppia sin da sotto fino al massimo potenza guadagna. Quindi decisamente no DB Killer. Allora Willy? Sei contento di sta rullata? Sì, molto, dai. È uscita in base a quando ho fissato. Buono, quindi 150 cavalli, niente male. Sì, dai, ci ho creduto fino alla fine. Alla fine sono usciti. Nelle J9 cosa dici? Da 75 cavalli a 110 praticamente. 109,7, quindi possiamo dire 110. Quello anche è un buon risultato. Sì, questa cosa della IQ del 90 cavalli sembra dare un pochino di potenza in più in alto, però è veramente poca roba. Ah, sì, quindi pochissimo. Secondo me magari non si sente neanche. No, infatti io usandola, perché prima di andare là avevo su quella da 90, prima di andare a fare la rullata, e l'ho tirata un po', cioè a culometro non si sente nessuna differenza, cioè l'auto va uguale praticamente in strada. Quindi, cioè, se stavate pensando di prendervi una EQ 90 cavalli, scodificarla e poi montarla, non ne vale la pena. Sulle tenetevi 75 la vostra, c'è poca differenza, non cambia niente, esatto. E adesso cosa stiamo facendo qua? Beh, adesso stiamo facendo l'ultimo ritocchi al B18 che stai preparando per sostituire, esatto, questo che abbiamo bancato oggi. Esatto, la bancata l'ho fatta perché giustamente ero curioso di questo D16 che tra contorno, pistoni e altre cose che avevo tirato su, ero proprio curioso di vedere quando avevo cacciato, cioè quando avevo tirato fuori, quindi diciamo che è stato un bel risultato. Sì, prima di smontarlo, anche perché ormai col B18 sono agli sgoccioli. L'unica cosa che manca alla frizione è il cambio, che revisionandolo ho scoperto che è triturato. E quindi, strano, c'hai fortuna coi cambi. Sì, io coi cambi ho sempre molta fortuna. Dai, dici qualcosa di questo B18. Allora, intanto è un D14 A4, quindi non è un vero B18, sbagliato. È un D14 90 cavalli, si vede proprio un motore da 90 cavalli, esatto. Esile, sì, senza VTEC, il 1400 Easy. Buono, allora cosa ci hai messo dentro? Inizialmente il progetto era tipo riassemblarlo, dargli una rinfrescata e poi rimontarlo tutto stock. Però alla fine non è andata così. Ti è scappata la mano. Esatto. ma niente, alla fine ho montato testa integra del B18 C6, però montando anche i pistoni, perché sai, quella cosa che monti la testa del B18 C6 sul C4. Certo, perché con questo mix si perderebbe compressione, però vai a compensare mettendo dei pistoni più compressi, quindi esatto, si recupera. Oltre a compensare quei pistoni, poi ho messo le camme Skunk 2 Stage 2, le molle più rigide Skunk 2. Quanti giri farà? Ma io 8 e mezzo? 9000. 9? 9000. Invece per mappare che cosa userai? Per mappare alla fine c'ho un data. Inizialmente forse lo avvierò con il chip. Quindi con la EEPROM? Esatto. Con una mappetta da rodaggio. Esatto. Ed eccola qua. Ecco, questa è una bella P28 con la sua ondata dentro. Ah, guarda. Questa è una EQ americana, c'ha il sensore di pressione atmosferico che dicevamo ieri qua. Ah, vero, vero, vero.
Mettici il ditino, fallo vedere. Ecco, questo qua. Questo è il sensore di pressione atmosferica che le nostre IQ europee non hanno. No, troppo peso, toglielo. Infatti secondo me. Peso inutile, via. Farò un portachiave. Siamo contenti di questa giornatina, abbiamo scoperto un po' di roba interessante. Iscrivetevi al canale se volete seguire quello che uscirà prossimamente, perché adesso, ieri abbiamo appunto cippato le IQ. Ovviamente dovrò costruire un cablaggio di conversione per collegare gli spinotti del cablaggio delle J9 alla P28, perché purtroppo non li fanno quei tipi di conversioni, e o la si costruisce manualmente o si cambia il cablaggio. E io ho deciso di provare a costruirmela sacrificando una centralina, così mi prendo lo spinotto interno, lo uso come femmina e faccio una conversione, e poi si vedrà di andare finalmente a mappare e vedremo cosa uscirà con una mappa regolata bene, quanto sarà la differenza rispetto alla mappa stock. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!